Sono in centro a Padova, alle mie spalle il temporary shop dell'associazione Vivi Autismo, un'associazione che si occupa di ragazzi autistici e che sono qua per lavorare e realizzare dei piccoli oggetti di artigianato per il Natale. Questo è un temporary shop dove i ragazzi costruiscono e vendono soprattutto tutti i manufatti che fanno all'interno della nostra associazione. Sono ragazzi autistici. Vabbè, sì, vai Francesco. Stiamo uscendo, io sto tirando i cosi e I nastri. i nastri, clic dopo Nicolò, le mette sopra Alle borse. alle borse. Esattamente. All'interno dell'associazione abbiamo realizzato dei laboratori del legno, dei laboratori di agricoltura e di giardinaggio. I ragazzi passano le loro giornate a lavorare e soprattutto a imparare dei processi che ovviamente sono necessari per poter produrre i manufatti che vendiamo in questo negozio. Qua dentro vendiamo degli orologi che vengono costruiti dai ragazzi. Loro disegnano su questi orologi la parte più creativa e poi ci creano la possibilità di metterci le lancette, bucano, piallano, quindi fanno tutta l'attività che di solito si fa in una falegnameria. Noi gli abbiamo insegnata creando un processo modulare in modo che loro possano imparare gradualmente tutte le varie attività. Questo è un portavino, questo è un portacandele. E? E questo viene fatto con la colla a caldo, il legno sopra, dipinto di bianco, e dopo viene inserita dei tappi di sughero per bloccare la candela, possibilmente. Il portavino è sempre con i pezzi neri qua e il legno sopra. Questi qua e questi questa roba Le viti. e le viti. E allora dal temporary shop di Vivi Autismo il nostro buongiorno mattino. Buongiorno mattino. Buongiorno. Buongiorno. Arrivederci.